Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Un caro saluto a tutti. Abbiamo ascoltato il Vangelo di domenica 17 maggio. Sarà il Vangelo che accompagnerà anche la Santa Messa, dove il nostro seminarista Matteo riceverà il ministero del lettorato. La Messa sarà trasmessa, come al solito, alle ore 11 domenica su Antenna 3. Ma è il Vangelo che aiuterà Matteo, ma anche ciascuno di noi, ad accogliere la strada che Gesù ci propone dell'amore. Gesù ci dice che amare è accogliere la volontà dell'altro. E quindi qui sta l'amore. Ma perché le nostre esperienze di amore in famiglia, con gli amici, con le persone più care, sono anche quelle che ci fanno un po' soffrire? Questo è perché il nostro cuore ha un desiderio infinito ed eterno e solo Dio lo può riempire, solo Dio, perché Dio è amore. Però Dio vuole che andiamo a Lui con tutte le persone che amiamo, anche se alle volte facciamo fatica, però andiamo con la gioia di poterlo incontrare. Allora perché Dio, che amore, ci dona l'amore? Ce lo dona perché è solo l'amore che è creativo, così diceva San Massimiliano Kolbe, solo l'amore è creativo, perché dove l'egoismo vede solo un problema, l'amore riesce a vedere, ecco, una opportunità. Allora comprendiamo perché anche San Francesco amava molto dire che il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'egoismo.